il logo della società, lo vedete in basso a destra, che mi ha proposto di collaborare a un progetto che riguardava il marketing, riguardava la tecnologia applicata ai prodotti e questo strumento, diciamo così, del passaparola applicato in un contesto ben preciso. Senza indugiare oltre su chi sono, che cosa faccio, andiamo a parlare del soggetto principale della presentazione di oggi. Il passaparola. Il passaparola, innanzitutto, sappiamo tutti che cos'è. Due persone tra cui esiste un certo legame di fiducia o comunque di conoscenza, che si scambiano un messaggio, che si scambiano una opinione o un valore. Questo strumento, diciamo così, non è solitamente associato a gli strumenti di marketing che tutti noi conosciamo, che sono tantissimi, che sono in continua evoluzione e che sono, se vogliamo, anche spesso difficili. Il passaparola è uno strumento estremamente semplice, però nello stesso tempo ha delle difficoltà, se vogliamo, intrinseche, nell'applicazione in maniera strutturata, in maniera costruttiva nella diffusione di messaggi di marketing. Ci sono studi, ci sono consorzi che valutano gli impatti del passaparola anche spontaneo. E soprattutto ci sono un sacco di campagne e di idee che spesso grazie al passaparola o diciamo così con premeditazione funzionano proprio grazie al passaparola. Detto questo, fatta questa piccola introduzione proprio sullo strumento, andiamo un attimo a vedere quali campi da gioco diciamo così andremo a toccare stamattina. E cioè, poniamoci innanzitutto questa domanda: dove il passaparola può essere applicato come strumento di marketing e dove ha una sua efficacia? Innanzitutto sappiamo benissimo che il passaparola, proprio perché nasce su un rapporto personale tra due persone, due o più persone, deve essere legato a contesti dove l'acquisto di prodotti o comunque la diffusione di prodotti non deve essere inficiato, comunque non deve essere condizionato da situazioni esterne o valutazioni molto importanti. Faccio un esempio, tanto per chiarire: è più facile utilizzare il passaparola nell'acquisto di un prodotto di largo consumo, come può essere un alimento, piuttosto che nell'acquisto di un'auto, dove ci sono molti più fattori in gioco, dove anche il semplice consiglio di un amico non è comunque sufficiente a far generare un acquisto. Quindi andiamo a vedere quali sono dei campi di applicazione. Di esempio, possiamo pensare all'abbigliamento, possiamo pensare al benessere, alla cura del corpo e in generale a tutto ciò che è cosmesi e non solo. Possiamo pensare appunto diciamo così, al food, chiamiamolo in questi termini, o alla tecnologia, dove sappiamo benissimo quanto è importante il passaggio di una recensione su un determinato apparato tecnologico. Noi stamattina, per fare i nostri esempi di applicazione, utilizzeremo il mercato del food. Il mercato del food perché ci sono numerose situazioni su cui l'applicazione del passaparola è più semplice, è più diretto, ma soprattutto perché offre molti spunti per come è strutturata poi alla fine la catena di produzione e distribuzione proprio del prodotto food. Quindi, in ambito food, andiamo a ragionare su quali possono essere, proprio partiamo dall'inizio, le possibili sfide, o meglio le sfide, che comunque un produttore di un qualsiasi prodotto deve andare ad affrontare per affermarsi sul mercato. La prima sicuramente è una certa resistenza al consumatore. Noi siamo immersi in un mercato ovviamente di consumo che ha una doppia faccia, perché il consumatore, grazie anche a quelli che fanno il mio mestiere, è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo.
vuole sempre la novità, vuole sempre essere stupito da qualche cosa di nuovo, ma nello stesso tempo ha una certa resistenza al cambiamento, intrinseca proprio nelle sue abitudini. Noi tutti sappiamo che, ad esempio, per fare proprio un esempio diretto, molti di voi poco tempo, pochi minuti fa avranno fatto colazione, avranno preso il loro caffè. Il caffè è uno dei prodotti, ad esempio, dove c'è una sorta di resistenza al cambiamento, perché una volta che ci si abitua a un determinato sapore, piuttosto che a una determinata tazzina, come la chiamano i miei clienti che lavorano in quel settore, difficilmente si va a cambiare. Questa resistenza al cambiamento porta, diciamo così, a dover investire, a dover fare molta attenzione a quelli che sono, i parametri che si vanno a mettere in gioco. Dal punto di vista del prodotto, pensiamo anche a una cosa, diciamo, andiamo a fare un quadro un po' più preciso. Difficilmente quando noi andiamo sul mercato creiamo davvero un nuovo prodotto. Nuovo prodotto come l'iPhone nel 2003, mi sembra, stravolge il mercato, ma richiede, oltre ovviamente a un'idea, a un'intuizione, ingenti risorse per essere prodotto e per essere poi immesso sul mercato, anche solo per la fase di studio. Nella maggior parte dei casi noi stiamo parlando dell'immissione sul mercato di un prodotto che già esiste e di una sua, quindi, variante. Il marketing in questo, ovviamente, piccolo inciso, gioca un ruolo molto importante. Perché? Perché comunque è quello che crea l'aspettativa, è quello che spiega o che porta a determinate scelte e che deve riuscire a scardinare, se vogliamo, nel consumatore quella sua resistenza al cambiamento. Qui ho portato due esempi di situazioni molto diverse, giusto per chiudere questo quadro e passare velocemente poi ai concetti che ci interessano. La Nutella, o meglio la Ferrero, nel momento in cui ha deciso di entrare sul mercato con il prodotto biscotto, ha deciso di stravolgere un pochettino le regole e cercare di introdurre qualcosa che esisteva già, che comunque sotto certi aspetti era già presente, ma con un approccio completamente diverso. Da quello che abbiamo letto, il prodotto che abbiamo davanti in questo momento è, ad esempio, frutto di uno studio durato diversi anni e con un piano di sviluppo ben preciso e diciamo così, un obiettivo di conquista del mercato estremamente calibrato e estremamente preciso. È un approccio che ovviamente può permettersi un'azienda come la Ferrero, che tutti conosciamo, e che richiede comunque, come ho detto prima, innovazione, studio e soprattutto ingenti risorse. Dall'altra parte abbiamo la Barilla che non ha stravolto il suo prodotto, non ha introdotto un prodotto nuovo, però è una dimostrazione di come a volte anche il prodotto sul mercato già presente deve un po' andare a forzare il consumatore nella sua resilienza o resistenza. Il pack non è più blu scuro, quello che conosciamo tutti o conoscevamo tutti dalla Barilla, ma è diventato azzurro. L'azzurro è legato ovviamente a una dinamicità maggiore, meno istituzionale, e quindi con questo cambiamento del pack la Barilla ha cercato di fare colpo, se vogliamo così, o comunque di incamerare una fetta di mercato più giovane rispetto a quello che erano i suoi standard di target. Sono mantenuti ovviamente tutti i valori della Barilla, quindi il logo è estremamente visibile, così come la finestra che ci mostra il prodotto. Però questo cambio radicale è stato studiato proprio con attenzione per riuscire a forzare il cliente al cambiamento senza e acquisire nuove fette di mercato. L'altre sfide che il produttore che vuole lanciare il suo prodotto deve affrontare sono sicuramente il posizionamento e quindi riuscire immediatamente o quasi immediatamente a collocare il proprio prodotto
in una fascia ben precisa di prezzo percepito, per dirla in maniera molto semplice, o comunque di valore percepito, tale per cui la sua attività diventi un caso di successo. In questo caso ho voluto un po' forzare la mano con il richiamo visivo, andando a ripescare quello che forse tutti ci ricordiamo, cioè il caso della Swatch, che è riuscita negli anni 80, poi negli anni 90, a generare un fenomeno di massa con orologi che ovviamente dal punto di vista tecnico non avevano il valore reale di quello che poi veniva percepito. Il percepito era dovuto esclusivamente a una forma di moda e di marketing estremamente spinto. L'ultimo punto è la credibilità che va considerata a 360 gradi, deve essere credibilità di prodotto, deve essere soprattutto credibilità di azienda, perché comunque il consumatore dell'oggi è un consumatore attento, un consumatore che cerca. È un consumatore che vuole avere informazioni su tutti gli aspetti della vita del prodotto, dalla produzione ovviamente fino allo smaltimento. Tutto questo, diciamo così, può essere racchiuso in una parola che è trust, cioè la credibilità e la capacità del prodotto e del produttore di generare una fiducia intrinseca nel consumatore. Questo ambito che vi ho appena illustrato, questo mondo che vi ho appena illustrato, è effettivamente una lotta continua perché abbiamo tantissimi mezzi di comunicazione da sfruttare per riuscire a ottenere questi tre, diciamo, risultati. Fatto salvo ovviamente il discorso della qualità del prodotto, della qualità dell'azienda, quelli ormai devono essere uno standard per tutti e vengono dati per scontati. E le forze in campo molto spesso sono, diciamo così, ingenti o comunque di un certo rilievo. Uno degli effetti che la digitalizzazione della comunicazione ha portato è il fatto che il campo di gioco su cui si svolgono queste sfide tra prodotti sia più o meno il medesimo per tutti, quindi a partire dai giganti, come potete vedere alla schermata, ce ne sono due in particolare, fino al piccolo produttore. Ovvio che ci sono pesi e misure che rimangono immutati, però la capacità o la possibilità di essere visti diventa con il digitale, diciamo così, una possibilità a 360 gradi per chiunque sappia usare lo strumento e abbia l'intuizione giusta. Questo ha un altro, diciamo, è un vantaggio sicuramente, un vantaggio soprattutto per i piccoli perché si possono raggiungere quantità e numeri di persone, di possibili acquirenti in un tempo forse impensabile. Dall'altra parte, l'altra faccia appunto della medaglia è che questo mondo è un mondo frenetico, è un mondo in continua evoluzione ed è un mondo difficile. Io lo vivo quotidianamente, per fortuna, devo essere sincero, non mi occupo della parte social nel vero senso stretto della parola, perché è un mondo che a lavorarci, diciamo così, non invidio, non mi fa suscitare nessuna invidia a chi deve occuparsi di quella parte proprio per mestiere. Le regole cambiano continuamente, gli attori o comunque gli strumenti nascono in maniera estremamente rapida e a volte spariscono in maniera estremamente rapida. Già ad esempio nei loghi che potete vedere sulla schermata, uno è sparito dalla faccia della terra nonostante il suo, diciamo, referente principale o comunque la casa che lo ha messo in campo sia il gigante per eccellenza dell'informatizzazione e di internet. Questo mondo, appunto, costringe purtroppo l'imprenditore a dover suddividere i propri budget, le proprie risorse, le proprie idee, se vogliamo, anche su canali estremamente differenti, con una frammentazione che spesso porta a difficoltà, anche perché ogni singolo canale
ha una sua destinazione d'uso e soprattutto ha un suo target di riferimento. Quindi, con il complicato del tutto anche dal fatto che ci sono fasce di acquirenti o comunque di possibili clienti che non sono toccati dalla digitalizzazione e quindi continuano a necessitare una comunicazione tradizionale, se vogliamo chiamarla così. Quindi, qual è il qua faccio un attimo un punto, una puntualizzazione. Ho parlato appunto prima di credibilità e di trust. Il trust, noi l'abbiamo condensato in questo termine, diciamo, è composto da numerosi fattori, da numerosi elementi. Innanzitutto c'è, come dicevo all'inizio, il valore del prodotto, che quello è ormai dato per assodato o comunque per scontato. Il secondo è l'immagine che noi diamo all'azienda e non solo, diciamo che è un connubio tra l'immagine dell'azienda e l'immagine del prodotto. Il terzo, appunto, è il marketing. Questi tre fattori sono quelli che la fanno da padrona o comunque che co cubano nella percentuale di raggiungimento di trust, comunque per la maggior parte. Però ci sono anche altri fattori, e i fattori sono ad esempio il contesto in cui determinati messaggi o comunque il modo in cui determinati messaggi vengono portati al consumatore. Se pensiamo ad esempio sempre alla Nutella, alla Ferrero, voglio ricordarvi, io immagino che l'abbiate vista tutti, quella campagna sull'olio di palma che la Ferrero decise qualche anno fa di mettere su carta stampata, diffondendo il messaggio del fatto che l'olio di palma poteva essere di qualità come qualsiasi altro olio. È ovvio che in quel contesto in cui il mercato richiedeva un cambio difficile, e l'azienda aveva un certo peso, quel messaggio ha creato una credibilità proprio in funzione di tutti questi fattori, non solo dei tre che vedete a monitor. Quindi anche, ad esempio, del momento specifico in cui è stata lanciata la campagna e degli strumenti sui quali è stata lanciata. Nella fattispecie erano soprattutto giornali quotidiani a tiratura nazionale. Quindi, ritornando al nostro povero, diciamo così, imprenditore che vuole portare il suo prodotto sul mercato e vuole riuscire a raggiungere nel più breve tempo possibile, risultati. C'è un modo per accelerare la curva e per riuscire a, distribuire le risorse che possiamo avere a disposizione in maniera costruttiva, in maniera magari anche innovativa? Beh, diciamo che c'è, è possibile, e basta pensare a questo dato che è frutto di indagini specifiche proprio sulla comunicazione. Un qualsiasi messaggio portato da un amico che ci consiglia l'acquisto di un prodotto ha 50 volte la probabilità di portarci all'acquisto rispetto a un normale messaggio broadcasting che possiamo vedere su social, piuttosto che in televisione, piuttosto che su altri mezzi di comunicazione. Quindi stiamo parlando di un potenziale enorme dal punto di vista della credibilità e della spinta commerciale. Cosa possiamo fare noi per far sì che questo meccanismo del consiglio diventi, diciamo così, parte del sistema e parte integrante delle valutazioni che poi possiamo andare a fare sulla nostra filiera di distribuzione e di vendita? Allora, il primo passo, beh, è abbastanza semplice ed è una cosa che non stravolge le regole del gioco perché è già presente su tantissimi prodotti al momento sul mercato e di qualsiasi genere. Parliamo di abbigliamento come di appunto food, come vedete sulla schermata, ma anche nella tecnologia. Si tratta di applicare al prodotto un QR code che in modo estremamente semplice, grazie agli strumenti che ormai noi tutti abbiamo, perché la diffusione ad esempio dello smartphone è ormai capillare, e soprattutto è la diffusione dello strumento integrato di scansione del QR code da parte degli smartphone è diventato uno standard.
Quindi sia che si abbia Android, sia che si abbia iOS, ad esempio, non fa differenza. Fare la scansione in un QR code è ormai qualcosa di estremamente, estremamente semplice. Ora, quindi il primo passo è iniziare magari a mettere sul prodotto un QR code. Un QR code per fare che cosa? Beh, per fare qualcosa di più di quello che si fa solitamente, cioè un semplice rimando al nostro sito istituzionale, rendendo il QR code un'esperienza e quindi il prodotto un'esperienza. Qui ho portato due esempi, uno estremamente recente che è quello di Nutella. Scusate se uso sempre la Ferrero come la Nutella come prodotto esempio, ma sono quelli che stanno dando veramente qualcosa di più dal punto di vista del marketing sul prodotto, ad esempio, alimentare. E che cosa fa questo QR code, diciamo, sul prodotto? Beh, il QR code ci deve dare un'esperienza, ci deve dare la possibilità o comunque un po' di creatività, ci deve dare dei valori, ci deve raccontare qualcosa del prodotto. La Nutella ha scelto in questo caso di raccontare l'Italia e quindi di rendere sempre più nazionale popolare il prodotto. Dall'altra parte vedete l'esempio, ad esempio, di quello che è stato applicato su un olio di oliva della nostra regione. Raccontare da dove arriva il prodotto, da quale zona geografica e quali sono le caratteristiche, ad esempio, proprio del territorio, del terreno addirittura da cui nasce questo prodotto. È ovvio che, dato che stiamo parlando di strumenti visuali e visivi, le immagini diventano uno strumento importantissimo. Non si può tralasciare, diciamo così, la qualità dell'immagine. L'utilizzo mirato ci porta al primo passo. Se noi, una volta conquistato l'utente o comunque il possibile compratore, ma anche chi ha già comprato il prodotto, o meglio, soprattutto chi ha già comprato il prodotto, grazie al nostro storytelling, alla nostra interattività, possiamo fare due cose molto semplici: aggiungere nella nostra app o web app. Io preferisco parlare di web app perché l'app mi costringe a installare sul cellulare un qualcosa. La web app, che poi altro non è che un sito web travestito da app, mi permette di avere molta più flessibilità e soprattutto leggerezza d'uso. Cosa succede nel momento in cui, ad esempio, vado ad aggiungere un pulsante di condivisione del contenuto e un pulsante di click, diciamo, di atterraggio su un e-commerce dedicato? Beh, io mi metto nei panni a questo punto dell'acquirente o del possibile amico dell'acquirente. Ricevo un collegamento, vado a vedere una web app, questa web app mi racconta un prodotto e ho la possibilità di acquistarlo tramite un e-commerce, convenzionato o meno, direttamente il prodotto, comodamente a casa, senza alzarmi dal divano, eccetera, eccetera. È già un passo avanti rispetto a quello che, diciamo, può essere il prodotto acquistato e che rimane sullo scaffale e non fa più nulla. Cioè, in altre parole, abbiamo trasferito con solo questa azione parte dei costi di marketing e degli effetti del marketing, non solo fino alla vendita, ma anche dopo, durante la vita del prodotto, nelle mani del cliente. Andiamo ad aggiungere un livello di complessità, non eccessivo, ma comunque importante. Se noi il QR code, invece di usarlo uguale per ogni singolo prodotto della nostra produzione, lo usiamo a lotti, cosa voglio dire? Lo andiamo a modificare per ogni lotto di produzione. Noi possiamo introdurre tramite questa variante, che non è di impatto eccessivo, uno strumento che è fondamentale in questo momento, e cioè l'introduzione, ad esempio, della tracciabilità e della gestione della filiera, della possibilità di trasmettere al cliente o comunque al consumatore i dati di filiera. È una cosa che il cliente in questo momento tipo vuole e ricerca in maniera abbastanza assidua. Ci sono giganti della distribuzione alimentare o comunque della filiera alimentare, come ad esempio Carrefour, che già da anni o comunque da anni stanno perseguendo questa strada. E ovviamente è una cosa che andrà a ricadere piano piano. Noi stiamo cercando di dare un'accelerata in tal senso,
su qualsiasi tipo di prodotto. Ovvio, in certi contesti è meno importante, pensiamo ad esempio ai prodotti digitali o ai prodotti informatici, ma in tutto ciò che riguarda la persona e quindi ad esempio la cosmesi, giusto per non parlare sempre del food, possiamo dire che questa introduzione di contenuti aggiuntivi può essere estremamente importante, può essere un valore interessante dal punto di vista del raggiungimento di quella percentuale di trust di cui parlavo prima. La blockchain, in questo momento, proprio per il discorso della tracciabilità, la blockchain è una possibile soluzione per rendere pubblici e rendere in maniera sicura i nostri dati di tracciabilità alimentare. Ci sono diverse soluzioni, diverse possibilità. Noi, ad esempio, nel progetto pilota, giusto per parlare di quello che ho visto con i miei occhi, abbiamo utilizzato la blockchain Ethereum, che è comunque pubblica, e che ha comunque una validità legale, nella quale abbiamo, inserito i dati a partire dal trattamento diciamo così, degli uliveti da cui è nato il prodotto del progetto pilota, che è appunto, dicevo, quell'olio di oliva, fino ai dati di imbottigliamento e frangitura, scusate, e imbottigliamento. Tutti questi dati rimangono nella blockchain. La blockchain, sappiamo, è immutabile nel tempo, e ha appunto, come dicevo prima, un valore legale, cioè non è possibile modificarla, non è possibile fare determinati. Sono una volta inseriti sono solo consultabili e quindi ha un valore di certificazione molto importante perché ci permette di poter dire noi siamo trasparenti, noi scriviamo sulla blockchain tutto quello che riguarda il prodotto. Il livello di trust, soprattutto con determinate fasce di consumatori, è estremamente importante. Abbiamo raggiunto un livello di complessità abbastanza importante perché stiamo parlando comunque già di dover gestire la logistica a lotti, quindi etichettatura a lotti, quindi è importante. Noi abbiamo cercato di spingerci oltre e di pensare, ma se andassimo a utilizzare un QR code univoco, quanto complicherebbe le cose e quali sarebbero a questo punto le possibilità che lo strumento ci potrebbe portare? Lasciamo un attimo da parte le complessità e andiamo a parlare solo dei vantaggi in questo momento, perché è il cuore poi alla fine di quello che è il concetto del passaparola applicato al marketing. Se noi applichiamo un QR code univoco a ogni singola etichetta, a ogni singolo prodotto, e quindi per univoco intendo che ogni codice QR code generato sarà diverso da un prodotto all'altro, abbiamo un mondo di possibilità che ci si apre dal punto di vista sia della gestione del prodotto, sia del marketing, sia della post vendita, della gestione del post vendita e quindi di quello che è l'analisi dei famosi big data. Cosa possiamo fare? Beh, allora, supponiamo questo, supponiamo ad esempio di avere un prodotto in mano, di fare una scansione e nel momento in cui si va a vedere tutta quella parte di storytelling di cui parlavamo prima, un'app o una web app intelligente potrebbe chiederci, vuoi registrare questo prodotto? Questo prodotto può essere, dato che è un codice univoco, può essere assegnato alla tua persona, alla tua persona fisica, al tuo profilo su una determinata appunto nuvola di contenuti. A quel punto noi sappiamo come produttore, come distributore, come rivenditore o come semplicemente piattaforma che va a fare l'analisi dei dati che quel prodotto singolo è nelle mani di quella persona. Cosa può succedere? Beh, può succedere ad esempio che a questo punto condividere il messaggio o comunque l'applicazione e consigliare a un amico, quindi torniamo al passaparola, di acquistarlo può essere una fonte per me di guadagno in un certo modo. Perché? Perché l'applicazione sa che io ho consigliato all'amico quel prodotto tramite quel codice che è quel QR code mi appartiene, io passo attraverso la condivisione di quel QR code, di quel codice. A questo punto, se l'amico
andrà a comprare questo prodotto o questi prodotti, perché ovviamente può essere applicato a tanti prodotti, io che sono il consigliatore, il consigliore, per dirla al padrino, diciamo così, questo consiglio può essere remunerato. Cioè, in altre parole, possiamo creare un sistema dove i consigli e questo passaparola può generare delle premialità. Ovviamente possono essere premialità in denaro, ma possono essere anche premialità di diverso tipo. Questo è il primo effetto, è l'effetto più importante, se vogliamo. Perché? Perché diventa una spinta per qualsiasi persona a consigliare agli amici i prodotti in cui crede veramente. Attenzione, voglio subito chiarire un punto. Non diventa una catena di Sant'Antonio e soprattutto non è una catena di Sant'Antonio, perché ovviamente il prodotto, questa sorta di premialità non va all'infinito, si ferma al primo livello. Quindi diventa una rete, diventa una sorta di scambio di consigli che genera un profitto di qualche tipo. Faccio presente che questa cosa succede quotidianamente perché tutti noi, tramite i social, tramite le nostre mail, tramite le nostre telefonate, consigliamo ai nostri amici prodotti, ma anche solo nei momenti di convivialità. Aggiungiamo solo un fattore che ci spinge a farlo più volentieri. Dall'altra parte abbiamo un effetto positivo, sì, abbiamo un effetto positivo sul fatto che difficilmente io andrò a consigliare comunque un prodotto di cui non sono convinto. E quindi l'effetto positivo qual è? Vengono premiate comunque la qualità, vengono premiate comunque lo sforzo del produttore, la fatica del produttore a generare un prodotto di qualità. Questi però sono solo alcuni, cioè, o meglio, è solo il primo degli effetti. Pensiamo ad esempio a che cosa può succedere se andiamo ad applicare questo sistema, che tutto sommato è semplice, sui sistemi che già abbiamo adesso. Ad esempio, parliamo di diciamo così, campagne marketing dove portare un amico ti porta uno sconto, oppure il fatto di raggiungere un determinato livello di acquisti per avere delle scontistiche particolari. Se pensate che sia un sistema abbastanza, diciamo così, fuori dalla nostra logica o comunque non interessante, pensate che il lancio stesso di PayPal come piattaforma ha seguito questa, logica o comunque chiamiamole così, principi, questi principi. PayPal all'inizio diceva a qualsiasi utente si registrasse sulla sua piattaforma se mi porti un amico, quello che adesso ad esempio fa Vodafone, se mi porti un amico io ti giro un certo cash direttamente sul conto. PayPal all'inizio spingeva molto su questo aspetto, andando a girare somme considerevoli e generando in questo caso che cosa? L'effetto di catena o comunque di urgenza, perché la gente sapeva perfettamente, era chiaro nei messaggi, che man mano che la piattaforma si sarebbe ingrandita, queste premialità sarebbero diminuite. Tutta questa forma di passaparola remunerato è, come dicevo, solo il primo degli effetti. Ci sono tante altre situazioni che, grazie a un QR code univoco sulla bottiglia, noi possiamo andare a gestire in maniera digitale, semplificando la vita non solo alle aziende, ma anche al consumatore. Pensiamo ad esempio alla classica raccolta punti che risale a tantissimi anni fa, perché c'erano addirittura le figurine della Miralanza, quindi degli anni 50. Tutte le schede che noi adesso andiamo a compilare o che comunque le persone possono compilare per ottenere i premi aziendali, possono essere convertite nel digitale, perché tanto la scansione del QR code è unica, quindi è la prova di acquisto di un determinato prodotto. La stessa cosa vale per le tessere, ho ammesso quella della Sociocopio, ma comunque qualsiasi tessera o carta fedeltà. Le carte fedeltà si basano su un meccanismo, riuscire a profilare il cliente e fornirgli spunti per nuovi acquisti, quindi avere applicazioni che poi vanno a generare interesse per prodotti correlati.
Anche questo è digitalizzabile tramite una web app intelligente che sa, tramite l'acquisto che io ho fatto, quali sono i prodotti di mio interesse. Quindi abbiamo un trasferimento su un percorso, diciamo così, digitale, virtuale, di strumenti, anche se vogliamo, che sono una via di mezzo in questo momento, perché la carta fedeltà è una digitalizzazione, ma ancora con uno strumento fisico. C'è un altro aspetto importante, è il fatto che comunque quello che io vado a generare sulla mia web app, come ho detto, è basato poi, o ha comunque un aspetto importante nella diffusione del messaggio e quindi nella socialità o comunque nell'utilizzo tramite social. Proviamo a immaginare cosa può significare per un influencer, ma anche per un micro influencer, quale noi potremmo diventare, condividere con tutti i nostri amici l'etichetta di un prodotto che noi abbiamo acquistato con il QR code. Qualsiasi acquisto derivante da quella scansione, o meglio dalla scansione di quel link, può essere attribuito a noi e quindi può generare un introito di un certo livello. Quindi abbiamo uno strumento in più, se vogliamo, per utilizzare gli influencer in maniera costruttiva. Gli altri aspetti importanti sono, ad esempio, la gamification, cioè l'utilizzo dell'app o comunque delle scansioni del QR code. E quindi degli acquisti per generare situazioni dove la competizione può diventare un valore. Vi ho riportato qui, ad esempio, una schermata di un'applicazione che si chiama Strava, che è estremamente diffusa a livello mondiale in tutti quelli che sono atleti anche della domenica. Perché a fronte di un utilizzo completamente gratuito e molto completo, Strava ottiene dal suo canto una mole di dati di utilizzo degli strumenti sportivi piuttosto che delle prestazioni o piuttosto delle zone dove si va a utilizzare questa applicazione veramente ingente. Qual è stato il punto diciamo così, di disruption rispetto alle precedenti applicazioni che erano già presenti sul mercato e che facevano la stessa cosa? Beh, fondamentalmente l'inserimento nell'applicazione di modi di condivisione dei propri percorsi, dei propri risultati, puntando alla gratificazione o comunque alla creazione di sfide. Questa sorta di gioco autogenerato ha portato a risultati estremamente, estremamente interessanti. Quindi, un ultimo aspetto, poi praticamente vado a chiudere. Ultimo aspetto è l'anticontraffazione. Dotando i prodotti di un QR code univoco e associando questo QR code univoco al tracciamento dei dati e quindi al tracciamento delle visualizzazioni dell'app tramite quel determinato QR code, noi possiamo in maniera statistica andare a visualizzare, ad esempio, determinate aree dove è possibile che ci sia contraffazione. Faccio un esempio per riuscire a rendere il concetto nella maniera più corretta. Un produttore di abbigliamento o comunque di accessori produce borse e sa che le sue borse sono appunto falsificate. Introduce il QR code promettendo tramite la visualizzazione dell'app di un certo bonus. Il QR code dietro, nel sistema ad esempio che abbiamo studiato noi, ha un codice a 64 caratteri alfanumerici. Significa che esistono più o meno indicativamente 36 alla 64 combinazioni possibili. Ma le combinazioni possibili devono essere registrate nel sistema e attivate dal sistema. Quindi se un falsario dovesse o replicare lo stesso codice all'infinito, o comunque in un certo numero, o utilizzare codici inventati, noi potremmo, tramite l'analisi dei dati, anche solo banalmente quella fornita da Google Analytics, che è uno strumento ormai nel marketing fondamentale, potremmo individuare le zone geografiche dove c'è una diffusione di codici falsi oppure di repliche di un determinato codice. Esistono poi nuove possibilità di vendita oppure di generazione di canali commerciali che finora sono stati sfruttati solo fino in parte. Ad esempio,
Un ristoratore che porta in tavola prodotti quali ad esempio la bottiglia di vino, quella che avete visto prima, il Nebbiolo, ad esempio, è un progetto pilota proprio in questo campo, può essere invogliato a proporvi questa bottiglia, può essere invogliato a descrivervi che cosa sta dietro al sistema, quali sono le possibilità e soprattutto il fatto che se la bottiglia è gradita, può essere acquistata direttamente in un click sull'e-commerce collegato alla bottiglia. Questa situazione, se vogliamo, può portare al nostro ristoratore, quindi al nostro distributore, un vantaggio economico, perché a quel punto è la persona che ci sta facendo da amico e ci consiglia l'acquisto. Andiamo adesso però ai lati, se vogliamo, per chiudere gli impatti negativi, o chiamiamoli negativi, ma vedremo che non è così. Gli impatti economici e gli impatti logistici dal punto di vista della messa in pratica, messa in opera di un sistema di questo tipo e quali sono poi le conseguenze. Allora, parliamo come prima cosa della parte di come deve essere strutturata questa cosa per avere un impatto minimo. Innanzitutto dobbiamo ragionare in questi termini. Le condizioni sono essenzialmente due. Per il produttore deve essere tutto molto semplice, o comunque anche per il distributore, basta solo il produttore. Per il cliente finale deve essere tutto molto semplice. Quindi tantissimo dello sforzo di ingegnerizzazione e di gestione dei contenuti e di tutti questi rapporti deve essere fatto dalla piattaforma informatica che ci sta dietro. Dal punto di vista economico, diciamo così, l'inserimento, l'unico vero scoglio, se vogliamo, perché tutta la parte di software e di informatica ha costi estremamente bassi se andiamo su volumi di una certa importanza, l'unico scoglio è dato dall'applicazione del QR code sulle etichette. QR code ovviamente univoca a questo punto. Noi nella nostra fase di test, di sperimentazione, di produzione abbiamo visto che se si tratta di etichette o comunque di sistemi di, diciamo così, di packaging che possono essere considerati come l'etichetta, l'applicazione del QR code univoco in fase di stampa può far variare i costi di un 5% su grandi tirature, quindi parliamo di qualche centinaio di migliaia di pezzi. È ovvio che è una percentuale importante magari sui costi di produzione, stiamo parlando dei costi di stampa ovviamente, però abbiamo un vantaggio e cioè che tutte le varie applicazioni che avete visto vanno a impattare in maniera significativa su tutto ciò che è costo di marketing. Perché se l'applicazione, diciamo così, ha una diffusione, a quel punto si abbassano in maniera drastica, secondo tutti gli studi che abbiamo fatto, i costi di messaggio, di diffusione dei messaggi broadcasting. Che è una fetta importante perché, lasciatemelo dire, i miei clienti si pronunciano sempre in tal senso dicendo che il marketing costa tantissimo. E in effetti non è una cosa sbagliata, può in determinati ambiti, soprattutto quello social, avere costi estremamente importanti. In questo caso, con questa applicazione, noi facciamo anche qui un cambio, se vogliamo, un po' di paradigma, perché mentre i costi di marketing standard sono sulla tentata vendita, in questo caso, se, a parte ovviamente i costi di gestione iniziale e di introduzione al QR code, tutto ciò che è premialità, tutto ciò che è, diciamo così, ritorno economico a chi utilizza il passaparola per portare vendite, è un costo sul venduto, è un investimento sul venduto, che è una cosa estremamente importante, un cambiamento estremamente importante rispetto al costo diciamo così, sulla tentata vendita. Io, diciamo così, ho terminato, spero di essere stato nei tempi previsti, forse mi sono dilungato un po' troppo. Spero anche di essere stato chiaro e sono a disposizione per le domande se ce ne sono. Perfetto, intanto la ringrazio perché è stato chiarissimo. Infatti ha generato una serie di domande, spero che riusciremo a rispondere a tutti.
Intanto anche saluto tutti i nostri amici che sono, che ci stanno seguendo da remoto, perché siamo a abbastanza più di 30 persone attive solo qui. Quindi ci sarebbero tante cose delle quali io vorrei chiedere, ma lascio prima la parola ai nostri amici, e in particolar modo darei anzitutto la parola a Paolo Macri, che se ci sente può fare la domanda che ha fatto in chat. Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e grazie. A parte la considerazione che ho condiviso sull'uso della web app anziché sulla app per ovviamente evitare l'installazione, io da tanti anni che uso e sostengo l'utilità dei QR code, però ho sempre un grande dubbio: quanti consumatori o clienti effettivamente la usano? Nel senso che mi chiedo se esistono dei dati su, che so, 100 prodotti acquistati, 1000 prodotti acquistati con il QR code, quanti poi cliccano su quel QR code oppure no? Allora, in fase di studio noi abbiamo ovviamente affrontato questo argomento perché nel momento in cui siamo andati a scegliere questo strumento ci siamo posti la domanda. I dati in Italia, dobbiamo essere sinceri, non sono eccezionali, anzi non sono, se vogliamo così, incoraggianti. Noi però abbiamo anche guardato che cosa succede all'estero, cercando anche mercati che non siano propriamente soltanto quelli italiani. Se avete fatto caso, ad esempio, la bottiglia, dell'olio era scritta anche in inglese, aveva tutte le doppie diciture proprio perché è stata lanciata o comunque utilizzata su mercati non italiani. Per dare due numeri, giusto per dare un quadro, ad esempio, l'utilizzo del QR code è comune per il 95% dei cittadini svedesi, è comune per l'80% dei cittadini tedeschi, per un 65% per i cittadini degli Stati Uniti. Ovviamente tutti questi dati, fate conto, sono pre-pandemia, purtroppo in questo momento ci sono tutte queste variabili che non possiamo considerare. In Italia ci attestiamo a un misero 15%, cioè in altre parole, se andiamo statisticamente, come chiedeva lei, a pensare su 1000 o su 100, facciamo prima, su 100 acquirenti, quanti vanno a utilizzare un QR code per fare qualcosa, purtroppo solo il 15% sarà invogliato, comunque avrà uno stimolo ad andare a vedere questo QR code. C'è da dire però una cosa, che si sta muovendo parecchio questa percentuale, grazie anche a un soggetto che, se mi passate il termine, non è poi così troppo simpatico, e cioè l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate e comunque la nostra pubblica amministrazione stanno spingendo molto verso l'utilizzo del QR code, soprattutto anche perché gli uffici in questo momento sono chiusi e quindi hanno bisogno di spingere la digitalizzazione. E la diffusione del QR code sta aumentando passo dopo passo, però sta aumentando. Se diciamo così, produttori quali la Ferrero decidono di lanciare campagne importanti come quella che abbiamo visto prima sull'Italia e quindi sulla nazionalizzazione, diciamo così, del prodotto, secondo me non ci dobbiamo spaventare e soprattutto dobbiamo fare le giuste considerazioni. Il QR code sta prendendo una strada sempre più, diciamo, sta prendendo sempre più piede. È uno strumento estremamente flessibile, perché ci permette davvero tante soluzioni, di applicare tante soluzioni. Difficilmente potrà, essere soppiantato o sparire, a differenza, ad esempio, di altre soluzioni che sappiamo essere più difficoltose. Bene, la ringrazio e darei la parola ad Andrea Davitti. Se ci sente, può fare la domanda. Ah, sì. No, vabbè, è che ho visto che mi aveva pensato fosse per me la nota che era stata già risposta. Comunque, il problema è tanto legato al fatto del singolo, della tracciabilità al singolo pezzo attraverso il QR code e attraverso l'associazione alla blockchain. Lì c'è per ogni singolo pezzo, di fatto si paga un contratto, si paga uno smart contract. Quindi
Quindi c'è comunque un costo aggiuntivo che non è soltanto la stampa, è anche diciamo, l'inserimento, la registrazione all'interno della piattaforma Ethereum. Tutti questi costi alla fine diventano costi del consumatore. Sì, ovviamente questi costi da qualche parte devono, diciamo così, uscire. Nella struttura che abbiamo pensato, che abbiamo realizzato e di cui si è occupata soprattutto la parte EasySoft, quindi la parte svizzera di questo progetto, si è trovata una soluzione andando a pacchettizzare le scritture a livello o giornaliero o comunque temporale in maniera hashata, cioè in altre parole traducendole in codici hash di un certo tipo. Il procedimento obiettivamente è un po' complesso e non sono forse la persona giusta per spiegarlo. Questo ha portato a una soluzione che permette di abbattere i costi e di limitarli in maniera decisamente importante. È ovvio che tutto è in funzione poi alla fine dei grandi numeri del traffico che si riesce a generare. Dal punto di vista della tracciabilità in sé del prodotto, i costi di scrittura sulla blockchain sono estremamente limitati, perché comunque possiamo immaginare, se parliamo di tracciabilità a livello di lotto, comunque diciamo così, una scrittura completa su blockchain può essere completata al massimo in una ventina di scritture, se vogliamo, distinte nel tempo. La parte, diciamo così, più importante di questi costi può comparire dopo, nel momento in cui si va a gestire la premialità e quindi tutte le transazioni che vengono generate tramite proprio blockchain, che nel nostro sistema fa da registro pubblico affinché ci sia comunque una prova provata, chiamiamola così, di quelle che sono le transazioni generate dalla condivisione dei contenuti. Sono comunque costi, diciamo così, limitati per quello che è la nostra indagine statistica rispetto, ad esempio, al punto chiave che ho evidenziato prima, cioè la difficoltà di mettere il QR code univoco su tutte le etichette. Bene, grazie e passo la parola ad Alberto Cabri, che anche lui ha una domanda. Alberto, ci Sì, senti? ci sono, ci sono. Buondì. La domanda mia era una curiosità legata al fatto che probabilmente, almeno da quello che ho avuto modo di capire parlando di queste cose diciamo, durante la mia attività, non è ben visto l'uso del QR su prodotti, ad esempio, di fascia alta. Ora io mi immagino, ad esempio, nel settore moda o nel settore vinicolo, dove su vini di un certo tipo mettere il QR può sembrare come sminuire il prodotto. Ecco, quali varianti si possono mettere cioè, si possono mettere in atto per questo tipo di prodotti per mantenere l'efficacia di quello che avete proposto. Dunque, è un argomento estremamente, posso essere sincero, spinoso, nel senso che convincere i produttori che magari hanno una storia molto spesso, soprattutto nell'ambito dei vini a cui faceva riferimento, a volte centenaria, se non è addirittura più elevata, andare a cambiare l'etichetta o comunque introdurre questo strumento che esteticamente non è sinceramente il massimo. È uno scoglio, è un punto estremamente difficile da superare. Il discorso è questo: dal punto di vista della mitigazione dell'impatto grafico, il QR code può essere mascherato introducendo il logo della casa, all'interno. Il QR code ha diverse forme, può essere anche appunto lavorato in quel senso e rimanere comunque valido. Dal punto di vista dell'impatto, purtroppo bisogna dire che in certi casi questa è stata una condizione che ci ha fatto da blocco, non siamo riusciti a superare diciamo, ritrosia del produttore. È vero anche che si sta diffondendo, come dicevamo all'inizio, con la risposta alla prima domanda, come strumento e il discorso in quel caso dell'anticontraffazione può aiutare la leva del marketing che vuole convincere il produttore a introdurre questo sistema.
Clicquot, ad esempio, anche se sappiamo che è uno degli champagne meno pregiati, se vogliamo dirla così, sulle linee più commerciali dove sa che esiste meno attenzione da quel punto di vista, ha introdotto da diverso tempo il QR code. Mio collega svizzero, non dico quotidianamente, ma molto spesso mi spedisce foto di vini piuttosto pregiati, l'ultimo che mi ha girato un Chateau Talbot di non mi ricordo quale annata, che sull'etichetta del tappo, quindi sulla retina del tappo, presentava il QR code. Quindi la soluzione forse non è tanto imporsi quanto assecondare le esigenze poi del produttore, le idee del produttore, andando a inserire il QR code in maniera che sia visibile per ovviamente invogliare la scansione, ma nello stesso tempo con il minor impatto possibile. È comunque un problema, posso dirlo senza tema di smentita, soprattutto sui prodotti di fascia alta. La ringrazio, infatti proprio collegandomi a quello che diceva Alberto, ricordo che un po' di anni fa ci fu proprio un problema del genere, che ci fu un'azienda che appunto appose il QR code sulla propria etichetta e ebbe una crisi perché le vendite diminuirono drasticamente, perché l'acquirente non si riconosceva più in quel prodotto. Quindi perché prima lei diceva la questione del prezzo e del valore, no? Quindi Certo. se l'acquirente investe del denaro, sia esso per una bottiglia di vino piuttosto che per un barattolo di Nutella, si aspetta un certo valore. E con l'applicazione del QR code sembrava quel valore non ci fosse più. Quindi va bene, questo per dire che io la ringrazio veramente tanto. Non avevo mai ragionato su tutto questo partendo da una definizione del passaparola. Ringrazio il mio collega Alberto che Guido da lontano ha fatto trasformare in una sveglia e quindi che ci ricorda che sono le ore 9 e quindi giustamente dobbiamo interrompere. Scusatemi, ma il mio Google ha iniziato a parlare. Scusatemi, allora quindi intanto abbiamo detto ringraziamo tutti e vi diamo le due solite comunicazioni finali del nostro Coffee Tech. La prima è chi verrà la prossima volta? Allora, la prossima volta avremo l'azienda ICOS Consulting che ci parlerà, ci racconterà della teoria della progettazione e applicata al trasporto ferroviario. Quindi venerdì 13 novembre dalle 8 alle 9 avremo l'ingegner Bersano, che è appunto il CTO di ICOS, che ci racconterà proprio di questo approccio metodologico. Il secondo aspetto che tutti quanti aspettate, la seconda notizia, la seconda informazione che tutti aspettate sempre con grande entusiasmo. Sono quelli che sono i dati analizzati dal nostro sistema di intelligenza artificiale che ci ha inviato questa mattina e dicono che sabato sarà bello ovunque, mentre domenica ci sarà qualche nuvola, ma comunque le temperature saranno miti e non sarà prevista pioggia. Quindi, nell'augurarvi un bellissimo weekend che voi lo trascorrate in montagna, come piace al mio direttore Guido Conforti, o al mare, come piace più a me, vi auguro di fare quello che più vi piace, in serenità e riposate.